Il 26 aprile 1986 è stato uno dei giorni peggiori in ambito di disastri umanitari mai successo. Nella centrale di Chernobyl esplode un reattore e succede il casino. Praticamente un sacco di materiale radioattivo potrebbe andare in giro per l'Europa. E chi dobbiamo ringraziare se questa cosa è stata un po' contenuta? Beh, ovviamente i soccorsi che sono arrivati subito e hanno sacrificato le loro vite, ma anche i Liquidators. E i Liquidators sono un personale più specializzato che si è occupato poi di contenere tutte queste sostanze radioattive. E il gioco di oggi tratta proprio di loro! Le informazioni sono queste. Il nostro obiettivo primario è andare a trovare alcune valvole che ci permetteranno di aprire una stanza. E le varie stanze contengono molte radiazioni. Dobbiamo stare molto attenti, perché nella stanza tipo numero 1 è pieno di corium. E il corium è praticamente sono scarti radioattivi. Ed è un casino se entriamo lì. Ma dovremmo entrarci. Poi abbiamo la stanza numero 2, che è piena zeppa d'acqua, da come potete vedere da questa foto. Quindi dovremmo attivare un generatore e stare molto attenti. Poi infine c'è la stanza numero 3. E nella stanza numero 3 c'è il cosiddetto piede d'elefante. Aiuto! È molto radioattiva quella stanza. Stiamo attentissimi, mamma mia. Il piede d'elefante è tipo un insieme di corium che ha fatto un coro. È un casino. Ed esiste, purtroppo. E una volta ti dava tipo il 50% di radiazioni letali nel giro di 2 minuti praticamente, se stavi in una stanza con lui. E infine abbiamo la stanza delle pompe. Solo che è allagata e dobbiamo togliere l'allagamento in modo che poi i tecnici e tutti possano sistemare. Quindi questa è la nostra missione. Ok. There has been a nuclear accident in the Soviet Union. Questo mi sa che è stato preso proprio dal telegiornale americano. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. And there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. Cavolo. È stato veramente un grande disastro. Ok, ci sono i comrade. Ok. Guardalo. Ok. Dobbiamo... Pensa cosa sarebbe successo all'Europa. Va bene. Magra consolazione. Ecco. Sì, con il grimbiolino sicuro che resisterò alle radiazioni. Speriamo, dai. Comunque noi siamo degli eroi liquidatori. Dobbiamo liquidare questo posto. Allora, abbiamo Boris Baranov, che ha 120% di radiation tolerance, quindi resiste meglio alle radiazioni e ha molta resistenza. E poi c'è un elettricista che potrebbe sbloccare alcune porte speciali, però lui solo 100. E poi Valeri Bejblobla, che lui può nascondersi nei condotti da reazione, quindi anche quella è un'abilità. Vabbè, io in questi casi, dato che c'è tanta radiazione lì sotto, mi prendo quello con più resistenza per iniziare. Hello! Eccomi qua con il mio radiometro. Per adesso sono basse. Abbiamo anche una torcia. Mamma mia, che paura! È orribile. Cosa succede se apro qui? Non lo so che cosa succede. Però c'ho paura. C'ho paura. Aiuto! Aiuto! Pep! Ok, ok. No, ragazzi, l'orrore. L'orrore di questo posto. Ecco, questo è uno dei pochi giochi horror. Intanto premiamo la leva. Che cosa fa la leva? Ah, va a accendere una delle luci di questa porta. Praticamente dobbiamo sbloccarle tutte, così posso passare. Ok, qui abbiamo anche dei medipack se stiamo male e delle torce di ricambio. Beh, spero che mi duri la mia Betty. Betty, dai! Andiamo nel coso scuro. Oh, già un casino. Guarda, guarda lì là. Il corium. Il corium che esce. Hanno provato a schiantarci una micro machine addosso, ma nulla è servito. Il corium qua cresce naturale. Guarda, guarda, guarda. Guarda il birulino, oh no. Guarda il birulino come cresce. Guarda il birulino, guarda il birulino come se... No, no, no corium. No, no corium today. Cioè, questo è un horror, dicevo, senza mostri. Perché il vero mostro è qua. Mi è arrivato un getto di corium negli occhi. Io non so se mi riprendo. Se prima vedevo già male, ero miope, adesso non so cosa vedo. Avrò le visioni. Stiamo attenti, non tocchiamolo. Non tocchiamolo, non tocchiamolo, non tocchiamolo. Ah, è pieno. Cos'è successo qui? Qua è successo il casino. Cioè, proprio il reattore si è fuso, è colato.
Ok, via, 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 via. No, sono tornato indietro. Ma sono imbecille. Non ho... La torcia! La torcia! No, che poi... Non romperti, non romperti, signora torcia. Ah! No, no! E non ci vedo! Adesso me vado a caso. Ok, ok. Vedo qualcosa, vedo qualcosa. Ah! Oh! Fanquorium! Quorium, fanquorium, ecco. Ecco va. Mamma mia, e arriviamo all'altra valvola. E siamo noi, e siamo noi. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, però mi sa che... Ok, dobbiamo sbrigarci perché qua rischia, rischia. Non, dobbiamo stare attenti che non ci siano altri reattori che esplodano. Qua che cosa c'è? Ho aperto una porta ma non ho più una torcia, vedete? Non capisco niente. Ah, ok, qua sono tornato indietro, perfetto. Prendo una torcia di ricambio subito. Non ci sono mostri, ma il mostro stesso è Chernobyl. È il comunismo! Chernobyl comunismo! Vabbè, andiamo avanti, stiamo attenti. Stiamo attenti, comradi. Compagni! Compagni, andiamo avanti! Questi, cioè, se qua vuoi appoggiarci la schiena, o lo puoi usare tipo come grattaschiena, oppure se uno ti spinge qua con un po' di più forza, cioè, vieni impalato, povero te. Ma che razza di lavori sono? Apriamo sta porticina. Dove mi porta? Nel buio mi porta! Ah no, sono tornato a casa! Più o meno, cioè... E per di qua che cosa abbiamo? Si scende qua! Guarda un altro elefantino qua che si è attaccato alla porta dove non ci andrò mai, grazie. Ok, qui abbiamo un altro medic pack che posso usare se sto male. Ma adesso, per adesso, non credo mi serva. Ok, qui dove si va? Ok. Ok, vedo un'altra va! Si è rotta la torcia. Dove vado? Ah, è pieno di radiazioni qua! Aspetta, se vado un po' avanti, cosa succede? Sono altissime. Error. Oh. 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 No, no, sono alte qua. Proviamo a correre per di qua. Proviamo a correre... Dove sto andando? È il piede d'elefante! È il piede d'elefante! Sì, è il piede d'elefante! È quella stanza, quella brutta! Cercatelo su Wikipedia, il piede d'elefante! Orribile! Qua è proprio c'è stato il peggio! Qua è tipo si è rotto dal reattore, era qua sopra ed è colato giù. Se avessi tipo il coso, l'abilità... Devo trovare una via! Devo trovare una via! Ragazzi, tenetemi le mani, datemi la vostra energia! Fate come con Goku! Dai, sì, va bene! Vabbè, ragazzi, sentite, faccio una cosa, faccio una corsetta. Faccio una corsetta. Allora, me la rischio, perché non so dove andare. Dritto per dritto, anche se c'è quella bestia, non la guardo. E uno, e due, e tre. Per l'Unione Sovietica! No, no, mi è morto, mi è morto. Mi è morto, signori, mi è morto. Abbiamo perso il contatto con Boris Barnov. Ma non è finita perché possiamo prendere uno degli altri due. Praticamente è svenuto. È unconscious, dobbiamo salvarlo. Oh cavolo, vabbè, qua credo che prenderò l'elettricista. No, anzi, quello che ha l'abilità di nascondere. Sì, prendo quello. But as your superior, I allow you to do so if you have the opportunity. You might be able to treat him at the Lo prendo, lo prendo. Cavolo, non posso lasciarlo indietro. Devo salvarlo. Lo salvo, ragazzi, lo salvo. Guardalo, guardalo che ci ha provato, poretto. E anche la mia lampada. Allora, adesso andiamo per di qua. Corriamo, 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 corriamo. Corriamo, corriamo, andiamo qua sotto. Io ho il potere di entrare qui, vedete? Quindi sì, io ho questo potere. Così posso andare dietro la valvola e non guardare lo schifo. Ho il mio compagno! Non guardarlo. Non guardarlo. Tira la valvola, sì! Benissimo, ce l'abbiamo fatta, ora devo riprenderlo! Ti salvo io! Ok, lo prendo, lo prendo. Vieni, ce l'ho! Ce l'ho! Sono riuscito a portarlo in salvo! È qui,
È quel mio bambino! Guardalo! Ce l'abbiamo! Non ti abbandoniamo, Borello! Borello, che era anche un militare, era allenato per ste robe. Aveva il fisico e ti fai battere da un magretto come me che va dentro i cunicoli. Vabbè, l'importante è che ce l'abbiamo, ragazzi. Siccome mi serve una torcia nuova, che questa è scarica e non ci vedo niente, vado a prendermi una torcia nuova e vado anche a rilasciare il nostro amichetto qui. Ma subito. Ecco qua, lo lascio qua all'entrata. Voi prendetevelo, eh. Prendetelo, va. Lui fa la nanna intanto. Bravo, dai. Ci vediamo dopo. Sì, sì, mi sa che non ci vedremo mai più. Ne manca solo una. Signori, una e usciremo dall'inferno. Oh, cavolo. Questa è la sala con l'acqua e il generatore. Dobbiamo stare molto attenti. Perché qua c'è dell'acqua e vedete... Si può andare anche sott'acqua, ma muoio soffocato, eh. Io non ho una tuta da sommozzatore qua. Non siamo così evoluti. Però noto che c'è un percorso. Sto guardando adesso, c'è un percorso che ci può portare in salvo. C'è anche un cunicolo che potrei utilizzare io. Oppure possiamo utilizzare la porta. Però per arrivare alla porta dobbiamo stare attenti a non fare un buco nell'acqua. In tutti i sensi. Va bene ragazzi, io provo a premere il generatore e vediamo cosa succede. Nel caso seguiamo questo percorso. Quindi una volta premuto dovrebbe aprirsi. Vediamo un po' che succede una volta che premo il generatore. Sì, l'acqua si sta alzando. Devo correre. Devo correre per forza. Devo correre per forza. Ragazzi, qua ci lascio le piume. Le piume di gabbiano. Devo andare a destra. Qua sono già sotto acqua. Stai su, stai su, stai su. Corri, corri, corri. Eccola lì, eccola lì, eccola lì, eccola lì. Veloce, 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 veloce. Ok, dai, dai, l'ultima corsa, l'ultima corsa, l'ultima corsa. Vai che ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta! È l'ultima valvola. Che tensione. Sì. Sì. Ce la sto facendo, ce lo sto. Bene. Quindi abbiamo fatto tutto. Manca l'ultima tanica adesso. Di cui siamo arrivati praticamente tutto nel percorso indietro. Signori! Questo gioco ti mette in tensione. Cioè, se veramente hanno fatto tutte queste cose i liquidatori, dateli una medaglia al valore, ma anche 10. Veri eroi. Veri eroi. Hanno fatto quelle cose impossibili che vedi su Call of Duty, ma anche meglio. Ah, qua c'è una porta shortcut pure qui. Bene, che ci riporta a casa Lessi. Eccoci qua, nel nostro luogo più brutto del mondo. Però dai, ecco, abbiamo sbloccato finalmente l'ultima porta. E non si lascia indietro nessuno. Noi siamo degli eroi. Qui, fracca bottone, non posso fraccare il bottone. Secondo me questi bottoni li può fraccare solo l'elettricista. E niente, qua c'è un fungo atomico che sta sboccando. Lasciamolo lì, salutiamolo. Carini e coccolosi, carini e coccolosi. Così andiamo avanti. Qui dove cavolo sono? Pericolo da tutte le parti. Brom brom brim brom, sì, ho capito tutto. Salirò, salirò fino a quando sarò tra le tubature. Ah, ho trovato un altro medipack, me lo piglio, grazie. Non posso, sono già pieno di gioia e di vita. Non è vero. Però posso scendere per di qua, ok. Dobbiamo scendere per di qua, signori. Scendere, scendere, scendere. Qua si va nella zona, secondo me, allagata. La più pericolosa. Va bene. Va bene, stiamo attenti. Eccomi qua. Mamma mia, il terrore. Ma quando... A Mordor siamo finiti. A Mordor. Non voglio morire. Guarda, qua servono maschere antigas. Beh, almeno quella ce l'abbiamo. Qua c'è un'altra roba da elettricista. Ci manderò l'elettricista poi. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Ecco. Tutto allagato. Tutto allagato. Ci sono delle scale che portano nell'acqua, ma no. Allora, posso camminare sui tubi, per fortuna. Quindi... Là c'è la valvola. Devo premere la valvola per far scendere l'acqua. Ok. Vediamo se ce la facciamo. Proviamo ad andare qui. Sento... No, mi piace! No, cavolo, cavolo, cavolo. Corri, 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 corri.
Corri, 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 corri! Non morirmi! No! Mamma mia! Ci ho rischiato, ci ho rischiato! Dobbiamo stare attentissimi! I tubi sono vecchi come mio nonno in carriola, gli casca la dentiera! Oh, cavoli! Devo stare attento, la prossima volta non so se sarò così fortunato. Proviamo per di qua. No! Di nuovo! Le scale! Le scale sono lontane! Le scale sono lontane! No, non ce la faccio! No, non ce la faccio! Sto morendo! Sono morto davanti le scale! Dai, però... Guardate i suoi occhi, tipo, perché io? Scusami, perché sì? Tu sei l'elettricista, quello più forse più inutile, non lo so. Magari tu frachi due bottoni e dovevamo andare te fin dall'inizio. Allora, andiamo qua. Si può... Sono un elettricista, scusi. Ah, con l'elettricista funziona, si è aperta la porta! Posso scendere... Vedete, io ho il potere di aprire le porte segrete... che mi portano sotto nel buio totale. Dai, almeno così arrivo subito. Ti salvo io, Alexino, Barbino, Yarmem. Allora andiamo da Yarmem qua. Guarda qua che cosa. Ma chi dorme qui? Ma chi dorme? Gli hobbit dormono in sto posto. Solo gli hobbit possono dormire nelle caverne. Qua dove siamo? Ah, ok, siamo tornati qua. Perché io sono elettricista, io posso sbucare dappertutto. Ma è morto lì, è scivolato male. Aiuto. Ci sono delle altre scale però. Ci sono delle altre scale. Forse posso raggiungerle. Magari la maschera antigas funziona anche come una maschera. Non mi piacciono sti rumori. Vabbè. O la va o la spacco, vai. Mannaggia. Ma lo sapevo. Ma lo sapevo. Dai, 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 corri. Corri, 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 vai. Oh. Mamma mia, devo salvarlo. Possiamo andare per di qua? No, per di qua no. Per di qua? No! Corri, 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 corri. Corri, corri, corri. Corri. Sì. Su, uomo. Per un pelo, ora posso drenare. Mamma mia. Mamma mia, si è rischiato. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro che lo ciappo? Mamma mia, devo drenare, devo drenare. Dai, lui resisterà, vero? Non posso rischiarmela. Lo salveremo. Tanto non credo che muoia, dai. Su, uomo. Guarda che fa. Plim, 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 plim. Piano, piano, piano. Vai, vai, dritto, dritto, ci siamo. Oh, l'ho fatto. L'ho fatta. Ce l'ho fatta. Sì. Un attimo, non abbandono il compagno. Non abbandono il compagno. Non si abbandona. Nessuno. Ok, ragazzi, 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 ragazzi. Ora lo salviamo. Prendiamolo. Oh, non me lo fa più prendere. Non so se sia un bug. Secondo me è un bug. Dai, no. Te credo, beh, senza una maschera si è sacrificato per la madre patria. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Fuori di qui. Io ci ho provato. Ora prendiamo l'ascensore prima che esploda tutto. Siamo stati bravi comunque. Siamo stati bravi. Ma non è colpa mia, ok? Io ho messo tutto me stesso. Gran figlio di un bananone. Ce l'ho fatta. Ho fissato Chernobyl. Ho fissato Chernobyl. Mission success, boys. Guardali che ce l'abbiamo fatta. Abbracci. Chernobyl. Abbiamo impedito che Chernobyl si espandesse. Tutto in merito a questi bravi ragazzi. Abbiamo prevenuto. La boiata. Bene. Ciao. Adesso avevano bisogno di più liquidatori. Mi pare che ce ne sono stati tipo 300.000, se non erro. Alexei e Valeri e Boris sono stati tutti
premiati. Quindi sono vivi, ragazzi. Loro erano vivi. Siccome sono riusciti, sono... è in mezzo lui, vedi? 600.000 liquidatori, non 300.000. Hanno aiutato, ma sono tantissimi. E tanti poi sono stati mali a causa delle complicanze radioattive. Cavoli. Hanno evitato che la catastrofe diventasse ancora più catastrofica e poteva affliggere milioni di vite. Dobbiamo ringraziare ste brave persone. Mission successo. Scusate se un po' cerco di fare humor, ma è una cosa seria. È veramente tutta la mia stima a queste persone. Un bel gioco, veramente. Un gioco horror che, dove l'horror era praticamente le boiate umane che facciamo noi, che sono veramente le peggiori, peggio dei mostri. Mi ha spaventato. Vedete, un gioco pauroso senza jumpscare. Incredibile. Peccato solo che non sono riuscito a salvare l'ultimo. Pensavo di potercela fare. E un po' ci sono rimasto male. Vabbè, potete provarci voi a salvarli tutti e tre. Io vi ringrazio per la visione di questo video. E noi ci vediamo a prossime fantastiche avventure. Ciao ragazzi, stay strong.